Stefano De Martino, Emma lasciata per Belen? Ho scelto io e ho creato dispiaceri. Con la ex moglie ora c'è equilibrio. Stefano De Martino, nuovo inviato dell'Isola dei Famosi, torna a parlare di Belen Rodriguez e, indirettamente, di Emma Marrone, le sue ex. Stefano De Martino, quando è nato Santiago mi mancava il lavoro. Stefano si innamorò di Belen Rodriguez nel 2012 e mise la carriera in secondo piano salvo riprenderla 3 anni dopo, ma intanto si era allontanato dalla sua donna. Al settimanale Chi ammette di aver conosciuto la curva del successo che gli ha fatto capire come funziona il lavoro. Quando è nato mio figlio, Santiago, NDR, ammette ero molto concentrato sul privato e non avevo consapevolezza che, quando un uomo è appagato e non sta bene con se stesso, non riesce a far stare bene chi ha vicino. Mi mancava il lavoro perché sono sempre stato ambizioso ed entusiasta, è stato difficile. Stefano De Martino lasciò Emma Marrone per Belen Rodriguez, la missione alcuni anni dopo. Stefano, come molti ricordano, lasciò Emma Marrone e si fidanzò con Belen. Oggi racconta, sono riuscito a non passare per il cattivo perché siamo in una società maschilista, sembrava che una donna mi avesse strappato dalla braccia dell'altra quando, in realtà, non ero stato costretto a fare nulla, ho scelto io. So di aver creato dispiaceri, e ne ha creati parecchi, ma mai con intenzioni cattive. Credo di aver lasciato brutti ricordi, ma anche qualcosa di buono. Stefano De Martino e Belen Rodriguez torneranno insieme? La risposta categorica? Oggi i rapporti con la ex moglie sono sereni, siamo due persone che si vogliono bene perché si sono fatte il regalo più bello, quello di diventare genitori. Abbiamo raggiunto un bellissimo equilibrio, ribadisce ancora una volta il ballerino. Ma a chi sogna un ritorno di fiamma tra i due la risposta non ammette repliche, per me le soluzioni della vita sono in avanti.